Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buongiorno. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nella giornata di venerdì 9 febbraio scorso, gli investigatori del commissariato di Jesolo hanno tratto in arresto una giovane donna sospettata di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, i poliziotti, nel corso di un'attività di prevenzione e controllo del territorio, dopo una meticolosa attività di osservazione, hanno intercettato la giovane donna, la quale, partita in autobus da Jesolo, sarebbe stata sorpresa nei pressi degli istituti scolastici di San Donà di Piave, mentre sarebbe stata intenta a cedere una dose di sostanza stupefacente di tipo hashish a un potenziale acquirente minorenne. Gli agenti, intervenuti nell'immediatezza, hanno fermato la donna, la quale, a seguito di perquisizione personale, sarebbe stata trovata in possesso di ulteriori 73 grammi di sostanza stupefacente, oltre a un bilancino di precisione. La donna, pertanto, è stata arrestata e posta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ancora cronaca. Nel pomeriggio del 1 febbraio, i carabinieri della stazione di Mestre hanno tratto in arresto un 63enne del luogo per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, emesso dal giudice civile nella stessa giornata. I militari si erano recati nel primo pomeriggio nell'abitazione dove l'uomo viveva con la moglie e i figli per la notifica urgente del provvedimento di immediato allontanamento dalla casa familiare emesso dal Tribunale Civile di Venezia. Nell'ambito di un procedimento di separazione della coppia, a seguito delle condotte violente poste in essere dal marito nei confronti della coniuge. L'uomo, ritenendo ingiusto il provvedimento che gli era stato appena notificato, si rifiutava di eseguirlo e pertanto i carabinieri procedevano al suo arresto. Nell'udienza di convalida celebrata il 2 febbraio, all'uomo è stata applicata la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare. Parliamo ora di economia. Apprendiamo dalla stampa, dopo la prima prova di funzionamento delle conche di navigazione in caso di attivazione del MOSE, che il transito potrebbe essere a pagamento. La notizia ci coglie di sorpresa, ammette Carlo Salvan, presidente di Coldiretti Veneto. E, se fosse confermata, anche per i pescherecci aggiungerebbe ulteriore disagio a un settore che è già in crisi da tempo. Sono migliaia gli operatori della pesca in difficoltà di bilancio per le note vicende legate al granchio blu e relativi indennizzi a ristoro non sufficienti rispetto ai danni subiti. L'apertura delle conche, cui plaudiamo, continua a Salvan, è una soluzione alla navigazione che tutti attendono da tempo, ma come Coldiretti terremo monitorata la situazione e ci attiveremo non appena vi sia maggiore chiarezza in merito per far sì che, in caso, si applichino opportune deroghe. Il numero delle persone arrestate per violazioni penali di natura tributaria diminuisce, ma il gettito recuperato attraverso la lotta all'evasione fiscale aumenta. Certo, non necessariamente c'è un nesso inversamente proporzionale tra questi due fenomeni. Tuttavia, è importante segnalare che la lotta all'infedeltà fiscale produce risultati sempre più positivi, senza ricorrere a un inasprimento delle misure limitative alla libertà delle persone. Un segno di civiltà giuridica che rafforza nel nostro paese il concetto di Stato di diritto. A segnalare tutto questo è l'ufficio studi della CGA di Mestre. Si conclude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.